Allora, ho appena scoperto che la prima clip del video del vlog di questa settimana che ho fatto con il suo telefono. Occhio palo, facciamo pigliamo tante. Stavamo facendo la live reaction dell'Inter. Oui. Quindi andate a iscrivervi al canale che è tutto in descrizione. E niente, l'ha cancellata il video perché dice che non c'è. Effettivamente l'ho cancellato. Il video è stato registrato. Effettivamente non c'era, tu e pensavi che stavi registrando. Sì, io stavo immaginando con il tuo telefono. Seconde volte capita che magari pensi di aver premuto rec e non l'hai premuto. Io mi ricordo benissimo che ho pure controllato. Sì, pure io mi ricordo tante cose. Pure io mi ricordo quando mi sono fatto bene Rodriguez, ma lei dice che non è vero. In realtà non sappiamo se lo dice perché nessuno te l'ha mai chiesto. Brian Rodriguez, ci devi dire qualcosa? Ieri ero stanchissimo, Cesco che mi scrive "Du stai?". Allora, stiamo andando a un aperitivo dove organizziamo, diciamo, un po' i PR di alcune serate e quindi ci hanno scritto di dover andare a dare una mano. Il problema è che diluvia, sta piovendo, il tempo è questo, però ci hanno detto che là c'è il sole, quindi stiamo andando a vedere e vi faccio sapere un po' come va. Ieri sono stato un po'... ero stanchissimo, quindi non ho vloggato. Ho fatto vedere solo che c'era festa di paese, in sostanza. Ma era tranquilla. Pure chio. Però il rosso con le goccioline ha il suo perché. Cesco ci ha confermato che stiamo per tornare a casa. Sì, vlog settimanale. Sempre lo stesso. Ciao, sbregati. Come state? Poi c'è la luce, ma le cose parte. Vedi tu, vai. Ah, ciao, sbregati. Martì, se vuoi far salire l'audience, fatti vedere. Ma si vede, ma si intravede, è un vedo non vedo. Vabbè ragazzi, ci hanno detto che diluvia, quindi torniamo indietro. Stasera c'è una serata qua, vieni. Sotto l'acqua pure qua? Sono sotto la pioggia, come la prima volta. Benissimo. Di blu, di fitta, di blu. Andiamo a fare aperitivo in un luogo al coperto, ci sbatte proprio il cazzo. E niente, sbregati, ci vediamo domani perché ne sono stanco. Martedì 23 agosto. Il tempo fa schifo. Si dorme un po' e tra poco vi faccio vedere cosa mi ha mandato Vita Strong. Questo video in pratica faccio un po' di sponsor al mio sponsor perché ho bisogno un po' di entrate, quindi tra poco vi faccio vedere i prodottini che mi ha mandato. Buon inizio settembre, iscrivetevi in palestra e comprate i vostri integratori su Vita Strong. Come vi dicevo, gli amici di Vita Strong mi hanno mandato questo bel pacchettino. Io sono ambassador Vita Strong, vi ricordo, già ve l'avevo detto. E se volete aiutarmi e supportarmi in quello che faccio, vi chiedo di comprare da Vita Strong. Ma non solo perché io ci guadagno una piccolissima percentuale, ma perché Vita Strong è perfetta per andare ad accompagnare la vostra attività fisica, perché sapete che ci vuole una giusta nutrizione, oltre che andare in palestra e sfondarsi e distruggersi di ghisa. Vediamo cosa mi hanno mandato. Un po' di carta. Allora, c'è questa busta ermetica. Ah, col ghiaccio, grandi. Oh, sono proprio professional. Per non far sciogliere queste barrette proteiche. Una è vegana, quindi anche per i vegani. Una è al gusto di nocciola, l'altra al cocco. Le proverò sicuramente. Poi abbiamo le proteine, Wayne. Mi sembra che sono a vaniglia, se gusto vaniglia, vanigliate. E anche quest'altro. Abbiamo ben 2 kg di proteine. Poi abbiamo il mio prodotto preferito di Vita Strong. Crema proteica al gusto pistacchio e crema proteica al cioccolato bianco, che è il mio gusto preferito in assoluto. Anche quello al pistacchio però è molto buono. In descrizione trovate tutti i link per acquistare da Vita Strong. Fatelo, sprecare. Fatelo. Ora me ne vado in palestra, penso che poi chiudo la giornata guardando.
Sprecati, sono appena tornato dalla palestra, come potete vedere, calzettoni, pantaloncino. E oggi, diciamo, che giorno è oggi? 24 agosto, non ho fatto granché. Cioè, in realtà non ho lavorato, quindi ho riposato tutto il giorno. Questa cosa non va per niente bene, perché dovevo studiare, però non l'ho fatto. Mea culpa. Comunque ormai tutte le sere esco così. Maglia lunga, pantaloncino, sneakers, cappellino. Mi piace? Io che inizio l'alimentazione e lui che si mangia le pizzette a mezzanotte. Ti hanno scocciato? Sicuro? Forse. Continua. Che giorno è oggi? 25 agosto. Dopo che sto iniziando l'alimentazione di nuovo corretta, e ora facciamo un check del peso e un check del fisico. Ci vediamo nelle prossime settimane come sta andando. Allora, come fisico abbiamo una pancia abbastanza sgonfia. Questa cosa non è da sottovalutare, perché tutto il giorno, cioè tutti i mesi dell'estate, che ho bevuto alcol tutte le sere, avevo la pancia d'alcolista. Devo dire che in 3 giorni si è già sgonfiata tutto. Di addome, cioè dobbiamo lavorarci. Viste, ora faccio colazione e vabbè, non ci ho fatto biscottate con la marmellata, quindi è inutile che vi faccio vedere. Poi studio un po', devo fare un acquisto. Sprecati, acquisto effettuato, ma non vi faccio vedere cosa, perché beh, chiaramente ci farò un video. E sicuramente andiamo ad aumentare non di poco la qualità dei video sotto diversi aspetti, quindi ci vediamo poi con il video che uscirà penso verso metà settembre, anche perché mi sembra che la consegna prevista è 31 agosto 2 settembre, quindi ci vorrà un po', anche perché oggi siamo al 25, quindi un po' di conti. Beh, io ora vado a lavorare e ci vediamo dopo. Devo dire che all'Inter è andata veramente male, però mi è arrivato questo pacco, non so di chi è. Io non ho comprato niente, cioè ho comprato qualcosa oggi, ma non penso che arriva stasera. Quindi apriamo. Ah, delle cuffie. Ah, un'azienda mi aveva contattato un po' di tempo fa dicendomi se volevo provare i loro prodotti. Sono i Near, ho visto dalla confezione, tra cui rispondevano veramente tardissimo. Poi gli ho chiesto più volte se mi davano informazioni o cose così. Comunque trovate il link per acquistarle da Amazon in descrizione. Allora, sotto abbiamo USB di tipo C e dei padiglioni di ricambio, libretto di istruzioni, e qui abbiamo le cuffie nera con questa pellicolina, quindi saranno touch pure. Abbiamo il case di ricarica, che è abbastanza grande. La chiusura non resta aperto, quindi già sta cosa non mi piace. Dietro si carica, penso sia scarico perché non si accende nessuna luce. Vediamo se mettendo una cuffia succede qualcosa. Ah, si accende la lucina sulla cuffia. E si accende anche qua di fronte. Bene. Queste le provo e vi dico cosa ne penso. Venerdì 26. Un regalo per lo chef più sprecato del mondo. Grazie. Sono delle cuffie che mi hanno mandato ieri e non sapevo che farne. Quindi grazie. Pre-workout di Vita Strong, sto andando in palestra. Sono stanco. Mamma mia, non ho dormito neanche 30 secondi. I capelli. Cioè, comunque ormai mi sto proprio lasciando andare. Stavo vedendo un po' di Formula 1. E vabbè, pre-workout di Vita Strong, che trovate sempre nel link in descrizione. Questo video settimanale parla solo di Vita Strong. È molto bello. E niente, oggi schiena, spalle e poi direttina dell'Inter. Quindi dopo vi saluto, casomai, dalla partita, sperando che vada bene. Non come il sorteggio di ieri. E niente, sprecati. Comprate su Vita Strong.